Maria Facchinetti, 88 anni, è l'anziana uccisa dal figlio che ha poi tentato di togliersi la vita, una vita segnata da un grande dolore, quella di Maria, che l'ha portata a chiudersi nella solitudine. Anni prima la figlia Orsola era scomparsa, la donna aveva infatti fatto perdere le sue tracce, la madre aveva subito lanciato l'allarme. All'epoca era stato coinvolto anche il programma televisivo Chi l'ha visto. La 56enne fu poi trovata senza vita nelle acque del lago Ceresio. L'omicidio dell'anziana si è consumato a Marnate, comune in provincia di Varese, per mano del figlio 60enne Angelo Paganini, che l'avrebbe soffocata. L'uomo avrebbe poi tentato di impiccarsi in giardino, ricoverato all'ospedale di Legnano, non sarebbe in pericolo di vita. Appena starà meglio Paganini sarà ascoltato dai carabinieri che, entrati in casa, hanno trovato il corpo dell'88enne sul letto. Dagli approfondimenti è emerso che la donna negli ultimi tempi aveva problemi di salute ed era quindi allettata. Il figlio se ne prendeva cura, sembra però che nessuna segnalazione sia mai arrivata ai servizi sociali del comune di Marnate.